Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere la torta di mele. Una torta di mele fatta in casa, light, carita style, ovviamente senza zucchero, senza burro, ormai inutile che ve lo dica, fit, una torta di mele fit, però buona, quindi molto genuina e leggera, perfetta merenda, colazione, ma anche come dessert se avete degli amici a casa. La facciamo subito, ovviamente ci vogliono le mele. Ragazzi, per prima cosa andiamo a versare la farina. Io utilizzo la farina di riso, così questa torta viene anche senza glutine, ma voi potete utilizzare anche la farina ad esempio di avena o la farina integrale semplice, quello che volete. Io metterò la farina di riso e un pochino di farina Manitoba, che serve per darmi la morbidezza. Adesso vado ad aggiungere la farina Manitoba, come vi ho detto, una piccola parte che mi dà la morbidezza. Poi vado ad aggiungere gli albumi, appunto per farla più leggera, invece delle uova intere ce ne vado a mettere gli albumi. Poi ci metto un vasetto di yogurt greco, che questo è 170 grammi. Ok. Allora, ragazze, con l'aiuto di un frullino vado a mescolare. Aggiungo un po' di latte vegetale, io utilizzerò questo qua al cocco perché semplicemente ho solo questo nel frigo, ma va bene anche di soia, di mandorle oppure latte scremato, quel che avete insomma voi. Punto le mie mele, due mele ovviamente vanno lavate e fatte a pezzi. Come avete visto, le fette alcune le ho tagliate qui, così le ho lasciate per decorarle sulla torta, invece le ho fatte più piccoline e le ho messe nell'impasto, quindi una parte ho lasciate solo per ricoprirle e dentro a pezzettini. A questo punto aggiungo la truvia, che è il dolcificante che utilizzo io, che appunto è zero calorie. Potete anche mettere lo zucchero integrale di canna, ovviamente sarà più calorica la torta, oppure ad esempio un po' di sciroppo d'acero, sciroppo d'agave, il dolcificante che preferite. Io mi trovo bene così perché comunque la torta è già abbastanza dolce perché c'è appunto la mela. Ci metto un po' di vaniglia, potete mettere anche la vanillina, però questo è più naturale, questo è un estratto naturale di vaniglia in polvere, vedete? Io ne metto proprio una puntina e dà un sapore ancora più dolce alla mia torta, vedete così? Ecco qua, ne basta pochissimo. Vado a mescolare. Ragazzi, a questo punto ungo leggermente la mia pirofila, ci voleva tonda ma non ce l'ho, quindi per forza quadrata, vabbè, va bene comunque. Verso l'impasto qui dentro. Ragazze, nell'impasto ho messo anche il lievito, una bustina di lievito per dolci, questo qua in polvere, comunque qualsiasi lievito per dolci va bene. Lo tocco andare a ricoprire con le fettine di mele, che un po' sprofonderanno ovviamente, però rimangono comunque in superficie e fanno un bel effetto sulla nostra torta. Nel frattempo ho già acceso il forno, l'ho preriscaldato, vado ad infornare. Se guardate com'è bella alta la torta di mele, è venuta altissima e super soffice. Poi l'abbiamo tagliata in due parti e abbiamo deciso, guardate com'è bella soffice, di metterci un po' di marmellata, questa qua senza zucchero, albicocca, e così viene ancora più buona. Magari ci potreste mettere anche la cioccolata, è vero? No, la Nutella no, però secondo me con la marmellata ci azzecca molto, perché poi è sempre alla frutta e poi penso anche esteticamente sarà molto carino vedere questo strato arancione. Vai, spalma. Wow. Mamma mia, molto invitante, vero? Spalmando questa sopra, mettine tantissima. Ma c'è il primo strato, così la sorte. Poi dopo ci facciamo. Mettine molto. Ma lo metto, prendo questo qua per assorbire. Poi dopo ne mettiamo. Poi lo mettiamo anche dall'altro lato e poi lo chiudiamo. Se guardate com'è venuta bella questa torta, bellissima. Poi con questo ripieno che abbiamo fatto è ancora più bella e invitante, guardate, non credete? Io penso proprio di sì, guardate, è bella da ogni punto di vista.
Perché non l'assaggiate un po'? Volete assaggiare un po'? Non posso. Vi aspettiamo domani. Solo l'assaggerebbero, secondo me. Sembra un panettone questo. Vi aspettiamo domani a Fuori Grotta. Venite a Fuori Grotta. Come a Fuori Grotta? Non è vero. Se non vengono veramente. Ma com'è? Ma che invito è? L'indirizzo sbagliato. Buon appetito. Lasciate un bel like per questa torta di mele Fit Life. Ragazzi, avete un po' di cocco. C'è anche il cocco. Cocco bello, cocco fresco. Buon appetito, torta di mele.